Grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, io parto, prima di arrivare ai giovani, volevo dire due parole sul concetto di rischio. Se avete letto i numerosi articoli di quotidiano, servizi giornalistici, convegni che ci sono stati negli ultimi mesi, c'è sempre questa idea del rischio e opportunità legate all'intelligenza artificiale. La e in generale tutta la regolazione che abbiamo, che stiamo producendo, sono tutte basate, sono approcci basati sul rischio. Allora, da sociologa dell'economia, questa idea di rischio che viene messa sul tavolo, dandola per scontato, è un fenomeno ambiguo, ci sono rischi, ci sono opportunità, ho provato a prenderlo un po' sul serio, ho provato a ragionare sull'idea di rischio. E sono andata a rileggermi un libro che avevo letto tanti anni fa, degli anni 80, scritto da uno dei più grandi sociologi contemporanei, morto da pochi anni, che si chiama Ulrich Beck, che ha scritto un libro che si intitolava La società del rischio. Negli anni 80 lui scrive questo libro che a rileggere ora fa venire abbastanza i brividi, non per l'intelligenza artificiale ma per altre questioni, e evidenzia come nella società lui contemporanea si stessero diffondendo dei rischi globali che cambiavano la struttura proprio della società. Quei rischi globali che lui vedeva negli anni Ottanta erano rischi ambientali, e lui tra l'altro elabora una definizione di rischio interessante perché mette in luce il fatto che i rischi sono quella situazione intermedia in cui noi guardiamo avanti e vediamo dei pericoli, delle calamità, però non ne abbiamo ancora la prova. Ci sono queste dimensioni latenti nel concetto di rischio. Ecco, letto oggi rispetto ai rischi ambientali vengono veramente i brividi perché lì c'era tutto, sapevamo tutto. E adesso che quella dimensione è uscita dalla latenza ed è entrata nella nostra vita quotidiana, uno si interroga sulle nostre capacità di intervento allora e anche oggi. Però riportata rispetto all'intelligenza artificiale, ci troviamo forse in una situazione analoga in cui interrogarsi sul concetto di rischio. Allora, per esempio, se guardiamo la IACT dà per scontato che i rischi possano essere mitigati. E questa è una posizione forte e io spero che ci abbiano visto giusto, perché non prendono in considerazione l'ipotesi che i rischi dell'intelligenza artificiale non possano essere mitigati. E su questo c'è stato anche un po' di dibattito prima di uscire con la IACT. Alla fine la IACT è uscita con questa posizione in cui si dice anche i rischi poi vengono classificati, quelli più pericolosi, comunque possono essere mitigati. Un'altra riflessione che viene da Beck è che lui riesce a mettere a fuoco quella che lui definisce la lotta per la definizione dei rischi. Mette a fuoco chiaramente una società civile che cerca di proteggersi dai rischi e chiede di mitigare i rischi, mentre degli attori economici che cercano invece di procedere nella loro attività senza farsi limitare dalla regolazione. Ecco, quello che sta succedendo oggi da questo punto di vista è curioso. Perché se noi andiamo a leggere gli statement che sono usciti negli ultimi mesi, che dicono attenzione, rischio, rischio di estinzione umana, rischi tra l'altro, insomma, all'ennesima potenza, chi ha fatto quegli statement? Abbiamo uno statement della società civile rispetto all'intelligenza artificiale, ma non dice queste cose. Chi ha fatto gli statement negli ultimi anni che dicono l'intelligenza artificiale è al pari della bomba atomica e della pandemia e dobbiamo trattarla in quel modo per il rischio di estinzione umana? L'hanno fatta chi sta producendo l'intelligenza artificiale? E questa cosa apparentemente sorprende, è sicuramente un rovesciamento di prospettiva. Allora, i motivi di questo rovesciamento di prospettiva sono abbastanza chiari. È chiaro che spostando l'attenzione sull'estinzione umana la si allontana dai rischi immediati rispetto ai quali invece dobbiamo prendere provvedimenti. È chiaro che dicendo attenzione è potentissima. Stanno facendo un'operazione di marketing meravigliosa, stanno dicendo la cosa più potente che ci sia. E quindi, e aggiungendo poi, attenzione, una cosa potentissima di cui non capiamo niente, e gli unici che ci capiscono qualcosa siamo noi, chiedono di potersi sedere al tavolo che definisce le regole per mitigare quei rischi. È tutto chiaro. Però abbastanza sorprendente, dobbiamo dircelo che c'è un rovesciamento di prospettiva. Allora, a fronte di questo rovesciamento di prospettiva, noi abbiamo fatto questa indagine come Istituto Toniolo dell'Università Cattolica, che è appena stata pubblicata nel rapporto Giovani, per capire qual è invece la percezione dei giovani. Se andiamo, torniamo indietro e guardiamo negli anni Ottanta, i giovani già allora lo dicevano: attenzione al rischio ambientale lì.
oggi i giovani che abbiamo intervistato, lo si vedeva già nella ricerca che è stata presentata prima, confermano quei risultati. I giovani ci dicono solo opportunità, vedono solo opportunità, e se devo dire, bene così. Cioè, abbiamo la nuova generazione, è quella che vede il futuro, ma che ci deve anche portare nel futuro, per cui che vedano in positivo il futuro, cioè, mi rende solo felice. La questione è metterli in grado di costruire quel futuro in cui tutti dobbiamo abitare e fare in modo che quello non sia un pensiero magico, voglio che tutto sia positivo, ma che ci siano delle basi per costruirlo. Allora, da questo punto di vista, qualche risultato della nostra ricerca invece qualche elemento di preoccupazione lo introduce. Va bene, la prima cosa che volevo dirvi è, rispetto ai risultati, intelligenza artificiale, grande fiducia, ma fiducia molto più alta nell'intelligenza artificiale rispetto a tutte le altre tecnologie innovative che abbiamo a disposizione adesso. C'è uno scarto, cioè l'intelligenza artificiale viene percepita proprio con una grandissima differenza rispetto alle altre tecnologie. Poi attenzione, perché come si diceva già prima, quando si dice intelligenza artificiale spesso si dice ChatGPT, poco più, cioè nel percepito c'è quello e c'è poco altro, non si vede tutto il resto, quindi bisogna interpretarli con un po' di cautela. Però grande fiducia nell'intelligenza artificiale, meno nel resto, grande fiducia degli italiani rispetto a tutti gli altri europei. Noi abbiamo un campione rappresentativo di giovani italiani, francesi, tedeschi, adesso non mi ricordo, adesso e altri quattro paesi, dovrei mettermi a fare un'operazione, Enrico, e gli italiani sono quelli più fiduciosi di tutti. Rispetto alla fiducia nell'innovazione, quello che noi sappiamo da tutte le altre ricerche è che di solito chi è più esperto è più fiducioso. Questo ce lo dice anni di sociologia dell'innovazione. Più ne sai, più hai fiducia. Abbiamo un elemento che era quello che dicevo mi preoccupa un po', perché quello che succede con i giovani italiani è che sono quelli che hanno più fiducia, ma sono anche quelli che dichiarano di saperne meno. Se noi guardiamo negli altri paesi e in generale, all'aumentare della conoscenza aumenta la fiducia. Se noi guardiamo l'Italia, all'aumentare della conoscenza diminuisce la fiducia. E all'aumentare della mancata conoscenza invece aumenta la fiducia. Questo è l'unico elemento veramente critico che io vedo da questi risultati, perché è appunto una fiducia cieca su cui dobbiamo veramente lavorare molto, anche perché ci si dovrebbe interrogare sul perché gli italiani sono quelli che tra l'altro conoscono meno rispetto a tutti gli altri paesi l'intelligenza artificiale. È chiaro che se sono abbandonati a loro stessi si vedono questi scarti, se c'è un accompagnamento invece si vedono risultati diversi. Ultima cosa che volevo dirvi, però non vedo Antonio avvicinarsi, che di solito incombe quando manca poco, quindi io vado avanti finché non incombe. L'altro elemento interessante di quella ricerca è quali sono i rischi e quali sono le opportunità che vedono. Vedono tante opportunità, ma dove le vedono? E vedono pochi rischi, ma quali sono i rischi che vedono e quali sono i rischi che non vedono? Nell'opportunità al primo posto c'è l'opportunità di imparare. A me questa cosa ha colpito molto. Un po' è prossimità rispetto alla loro esperienza diretta, un po' però è anche una voglia di cambiare il modo in cui costruiamo i sistemi d'apprendimento. Se il primo ambito d'applicazione, sapendone poco, intuendo un potenziale che non conoscono più di tanto, però dicono dobbiamo intervenire lì e dobbiamo cambiare lì perché lì c'è del potenziale, vuol dire che lì ci sono dei margini di manovra importanti per migliorare la situazione, e non hanno torto, cioè lì c'è veramente dello spazio su cui intervenire, quello dell'apprendimento. L'aspetto invece che segnalo rispetto ai rischi non percepiti, a me è colpito molto che il rischio meno percepito dai giovani, tutti a livello europeo, non solo gli italiani, è il rischio ambientale. E questo invece è un problema, perché questa è una generazione che almeno le conoscenze e la sensibilità rispetto ai rischi ambientali ce li ha, e se c'è una cosa che oggi già sappiamo, che non è latente lì, non sappiamo bene cosa succederà, ma sappiamo essere una questione da affrontare se vogliamo, come vogliamo, usare l'intelligenza come artificiale come opportunità e non vedere rischi, è la questione di come affrontiamo i rischi ambientali legati all'intelligenza artificiale. Su questo, appunto, non dobbiamo aspettare di vedere che cosa succederà, abbiamo già tutti i dati. I giovani però non la percepiscono. Se non la percepiscono come rischio, a me non preoccupa che non vedano il rischio, ma vuol dire che non la vedono come ambito su cui intervenire. E in generale dobbiamo dirci che la stiamo vedendo tutti poco, questa dimensione. Questa dimensione del rischio ambientale è una delle dimensioni meno esplorate, dove invece i dati parlano già
Chiaro. Questo è legato, per chi ha poca conoscenza tecnica, a una percezione di immaterialità della tecnologia in generale. E invece un'opera di sensibilizzazione importante rispetto alla dimensione materiale dell'intelligenza artificiale sarebbe importante, perché invece sappiamo che da quando si estraggono le materiali nelle terre rare, i materiali preziosi, fino a poi alla necessità di abbassare le temperature, ecco, si avvicina, fino al consumo, al riciclo, lì la questione c'è. Per cui su quello un invito a tutti noi a prestare più attenzione, dal momento che la sensibilità invece non c'è. Grazie. Grazie.